difendere il contratto nazionale, la retribuzione e il lavoro. Gli addetti del legno arredo scendono in sciopero proprio mentre il settore vive i suoi giorni ruggenti con il Salone del Mobile a Milano. Pesaro ospita i lavoratori di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. 130 euro la richiesta di aumento collegata all'inflazione, ma qui si è interrotta la trattativa. Noi chiediamo il recupero dell'inflazione reale con un meccanismo che era già stato deciso nel rinnovo del 2016 e che oggi Federlegno non ci vuole riconoscere. Ciò significa che rispetto a quello che noi abbiamo chiesto, Federlegno oggi ci vuole riconoscere la metà di quello che è il recupero dell'inflazione reale. Il corteo si snoda dal lungomare a Piazza del Popolo. Il settore sta macinando risultati ed è in crescita. Inaccettabile quindi per i sindacati che non si tuteli il potere di acquisto dei lavoratori. Per noi non va assolutamente bene, perché questo rinnovo del contratto che prevede questo metodo di aumento salariale, nei momenti dove l'inflazione era bassa era andato bene. È chiaro che nel momento in cui l'inflazione sale, per noi oggi è necessario rinnovare il contratto con le stesse modalità. 1.200 le imprese immobiliari marchigiane, con 14.000 addetti, 9.000 dei quali nel distretto pesarese. Riduzione delle tasse e aumenti in busta paga dati dai rinnovi contrattuali. Queste sono le basi per cui si sciopera, queste sono le motivazioni per cui saremo in piazza anche il 6 maggio a Bologna. Dobbiamo fare in modo che in questo momento i lavoratori abbiano un po' di sollievo in una situazione in cui sono veramente in difficoltà.